Bene, amici di Telefonia.net, direttamente dalla conferenza Huawei, questa nuova serie Ascend D. È una serie perché il design sarà unico, ma i telefoni praticamente saranno tre. Il D Quad con il Quad Core K3V2 di Huawei, un processore proprietario che può essere a 1,2 GHz o a 1,5 in base alle dimensioni del telefono. Fondamentalmente le dimensioni di larghezza, che saranno 64 mm, di altezza di 129, rimarranno uguali. Lo spessore avrà una differenziazione tra 8,9 mm e 10,9 in base alla batteria e al processore. Differenze tra XL e normale: batteria da 1800 nel D-Quad normale e da 2500 nell'XL. Processore quad-core da 1,2 nel normale e da 1,5 nel XL. Intanto vi faccio vedere un po' i menu come girano. Schermo davvero molto buono, da 1280x720 pixel, quindi HD, 4,5 pollici. Vi faccio vedere un po' tutti i lati. Camera posteriore da 8 megapixel, gira video in full HD con anche flash LED, audio 5.1 surround, camera anteriore da 1.3 megapixel, fa video a 720p, 8 GB di ROM più 1 GB di RAM, supporta 5 bande UMTS, 850, 900, 1700, 1900, 2100 e 4 GSM. Insomma, a questo telefono secondo me manca solamente l'LTE, per il resto ha davvero tutto, ha anche l'uscita qui MHL, supporto DLNA, sarà disponibile anche in versione D1 normale con un processore da 1.5 GHz dual core per chi probabilmente vorrà spendere un po' di meno e non vorrà avere, vorrà comunque avere un telefono uguale a tutti gli altri. Proviamo ad andare sul nostro sito. Vediamo se la rete wifi qua un po' presa d'assalto tutti i giornalisti funziona. Sì, funziona perfettamente. Ovviamente sono dispositivi demo, non sono dispositivi definitivi. Vedranno la luce nella primavera estate, quindi tra non moltissimo. Questo è il live che abbiamo fatto direttamente da qua, un bianco molto bello, dei colori che mi sembrano interessanti, ovviamente ice cream sandwich di serie. Faccio vedere un po' come girano i menu, davvero molto fluidi. Ultima cosa che voglio vedere, la tastiera per la messaggistica, aggiungiamone una e proviamo a scrivere qualcosa, molto molto reattiva, davvero dei buoni prodotti qui da Barcellona per Huawei. Per Telefonia.net, Andrea Galeazzi.